Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. Partono le registrazioni per il vlog di questi ultimi giorni. E quello che ho fatto in questi giorni in realtà è stato praticamente creare dei nuovi punti in garage dove appendere le telecamere. Era sicuramente una delle cose più urgenti da fare, forse. No, in realtà ci sono molte altre cose da fare. Comunque volevo fare questo, volevo mettere nuovi punti, creare delle strutture in cui mettere le telecamere per registrare meglio i video in garage, quindi ho fatto questo. Una telecamera che sicuramente mi serviva era quella sopra la scrivania per inquadrare appunto il mio piano dall'alto. Ovviamente sono andato a recuperare la materia prima qui in armadio, ossia una bella asse di pallet da incastrare tra l'insegna e il punto luce. In quel preciso momento ancora il progetto non mi era chiarissimo in mente, ma sicuramente il punto di partenza era quello, una bella asse di legno a cui poi ci avrei avvitato qualcosa. Quindi ho tagliato l'asse a misura e nell'armadio ho trovato anche un pezzo a T perfetto per fissare l'asse al muro. Procedura standard per fissare cose al muro, quindi fuori col trapano, tasselli, smartellamento, e poi ho avvitato il pezzo a T e ci ho infilato l'asse di legno che è entrata alla perfezione. Progetto in pausa per andare al consueto allenamento di calcio, ormai siamo alla fine della preparazione, lunedì prossimo ultima amichevole e poi si comincia. Tra l'altro noi, come poi molte altre squadre, abbiamo il lunedì sera come momento in cui disputare le partite in casa, e d'inverno la sera è un bel freddo e mi piacerebbe giocare il sabato pomeriggio, però anche quest'anno va così, si soffrirà. E siamo tipo solo una dozzina di squadre, quindi a marzo il campionato finisce e non arriva nemmeno il tempo in cui dici che bello, gioco di sera che è più fresco. Fa freddo sempre. Lasciate fuori i cinesi e le borracce, eh! Comunque, mi disseto, GoPro nel cestino per delle inquadrature alla Michael Bay e torno a casa. Il giorno dopo un lavoretto in cui posso far sgranchire le pale al drone, un volo qui nei paraggi e poi nel pomeriggio un po' di tempo per continuare il mio progetto per creare dei supporti per le telecamere qui in garage. Nel cercare una soluzione per fissare la telecamera sull'asse sul soffitto, trovo nell'armadio un pezzo che fa il caso mio. È un segmento di un montante per creare le pareti in cartongesso ed ha un profilo perfetto per incastrarsi nell'asse in legno. Non lo buttai perché sapevo, mi sarebbe tornato utile. Spalanco le porte del garage, ne taglio un pezzo un po' più piccolo e maneggevole, una decina di centimetri dovrebbe essere perfetto. Purtroppo le dimensioni, anzi la larghezza del profilo non sono ottimali per l'asse che ho messo, quindi serve un po' di forza bruta, anzi come direbbe Rulof, un po' di super forza. Anzi, in realtà no, perché è stato facilissimo modificare il profilo per farlo adattare all'asse. Oppure anch'io ho la super forza di Rulof. In ogni caso così il pezzo è perfetto ed ho giusto il tempo di farmi finire qualche bullone nell'occhio prima di andarlo a sbucherellare. Finora, a parte questo piccolo infortunio sul lavoro, tutto bene, mi manca solo da inventarmi un modo per fissare la telecamera al profilo in metallo. Sfrutterò ancora una volta la basetta del mio cavalletto cinese, pagato piccolissimi euro a una basetta che secondo me è la migliore in assoluto. Non è di quelle basette che si incastrano nella testa del cavalletto in 18 movimenti, che sì, saranno anche solidissime, però ci metti una vita sia ad incastrarle che a toglierle. È una basetta semplicissima a coda di rondine e io l'adoro. L'adoro perché posso tagliare con estrema facilità dei pezzi di legno su misura per incastrarla e creare tutti i supporti che voglio. Quindi taglio con estrema rapidità questo pezzo di legno su cui andrà la basetta che si avviterà direttamente sul profilo in metallo e permetterà la rotazione sull'asse verticale. Soltanto che devo inventarmi qualcosa per poter ruotare la telecamera in tutte le direzioni a mio piacimento. In realtà rubo sul secondo asse perché sfrutto la vite con cui si avvita la basetta sulla telecamera e quindi la oriento sfruttando appunto quella vite, mentre sul terzo asse devo inventarmi qualcosa per regolare il beccheggio della telecamera. Beccheggio, perché come beccano gli uccellini, rollio e imbardata. Giusto, no? E in realtà riesco a risolvere abbastanza agilmente anche il terzo asse inserendo un pezzo di legno su cui inserisco una vite che si può regolare per fare pressione sul pezzo in metallo e quindi impedire che tutto il blocco della telecamera ruoti oltre un certo angolo, dato che la telecamera fa da peso davanti, in realtà mi basta bloccare con questa vite sul lato posteriore. Faccio un po' di pastrocchi con la colla a caldo, qui vedete filare tutto liscio, ma in realtà ci ho messo almeno 12 tentativi solo per fissare il pomellino alla vite per poterla girare più agevolmente. Sì, la colla a caldo non è il materiale ideale per fissare una vite ad un pomellino, però ho insistito, alla fine ce l'ho fatta. Quindi il primo supporto per la telecamera è andato, passiamo al secondo. L'altro supporto volevo che rimanesse nascosto dietro l'armadio e che si aprisse in più segmenti, tipo un metro flessibile. La prima fase ovviamente è andare in missione speleologica dentro l'armadio a procurarmi i pezzi di legno che mi servono, ma non solo, stavolta mi servono anche delle L in metallo in cui fissare questi pezzi all'armadio stesso. Ne ho trovata una bianca un po' troppo lunga, ne ho trovate altre dorate, perfette, dovrebbero andare.
No, non dovrebbero andare. Perfetto. Anche in questo caso fissare l'asse di legno iniziale è un gioco da ragazzi, qualche fuoco col trapano, avvito le L all'armadio e all'asse, e gioco fatto. Gli step successivi invece sono via via più complicati. Il primo consiste nel creare i segmenti in legno di questo braccio snodabile e quello successivo creare la testa snodata per orientare correttamente la telecamera. Creare i segmenti in legno in realtà è più facile del previsto. Creo 3 segmenti di lunghezza decrescente così i bulloni non fanno interferenza tra loro, li unisco appunto con bulloni, rondelle e dadi e poi passo alla parte più complicata del progetto. Per creare la testa snodata devo usare tutto il mio ingegno. Avrei potuto creare un semplice perno in cui trapiantare la testa mobile del cavalletto, ma non lo volevo fare, è da deboli. Sì, in passato l'ho già fatto, come ad esempio nel rig che va sul fianco della moto, oppure sul rig che ho messo sul palo dell'albero di Natale, ma semplicemente perché ci va la Black Magic, quindi voglio una cosa un po' più stabile e duratura, affidabile. E motivo ancora più importante, quei rig li uso in situazioni speciali in cui posso prendere in prestito la testa di un cavalletto che può rimanere temporaneamente decapitato. Ma qui in garage voglio avere dei supporti fissi, quindi con la loro testa mobile. Quindi quando sono in crisi vado in missione dentro il mio armadio e trovo due pezzi fantastici. Sono due pezzi di una tapparella che ho smontato almeno un paio di anni fa e che non ho buttato via perché sapevo mi sarebbero tornati utili, e ora infatti tornano più che utili. Hanno una forma a ferro di cavallo con un perno, li unisco con una lunga vite e magicamente diventano un supporto che permette la rotazione su tutti e tre gli assi. A questo punto è tutto in discesa. Un foro alla fine dell'ultimo segmento in legno del braccio snodabile, un foro sul supporto in legno su cui ho ricavato l'intaglio per inserire la coda di rondine che sarà attaccata alla telecamera, metto insieme i pezzi e il gioco è fatto. Un rapido check che funzioni tutto, perché in questo progetto è andato tutto incredibilmente troppo liscio, quindi mi aspetto che da un momento all'altro le cose si sbriciolino solo toccarle, ma incredibilmente sembra che vada tutto come deve e quindi si può chiudere il garage. E ora direi che vi siete meritati anche di vederle in azione queste telecamere. Allora, la prima è qui, eccola, si apre così ed è bellissima. Accendiamo, apriamo lo schermino, modalità selfie, tac tac, eccoci qui. Come vedete è un po' storta, ma questo non è un problema perché lo snodo a tre assi permette di raddrizzarla. Allora, questi sono i pezzi AU che ho smontato dalla tapparella, li ho uniti insieme con questa vite e hanno dei perni qui e qui, quindi qui posso regolare il rollio, sì, mentre qui posso regolare l'imbardata, quindi posso puntare la telecamera dove voglio, posso metterla in bolla e poi posso puntarla verso l'alto o verso il basso con l'altro asse. Per questi progetti la testa snodata è fondamentale, anche perché come vedete qui segmento dopo segmento diventa sempre più inclinata, quindi invece di stare ad impazzire su questi giunti qui si crea una testa snodata appunto per correggere l'inclinazione della telecamera nell'ultimo passaggio. Richiudo il tutto, devo richiudere lo schermino, poi in realtà per fare video posso aprire anche un solo segmento, mi sembra già buona come posizione. Passiamo ora all'altra telecamera, che è qui sopra. Questa guida, con un po' di fatica, posso anche spostarla, ma probabilmente è meglio lasciarla in una posizione sola. Per farla puntare più verso la scrivania o più verso la sedia, si può agire su questo pomello qui, che va a far forza sulla piastra in metallo. La telecamera è l'unico peso ed è dall'altra parte della vite di fissaggio, che è qui. Quindi con questa semplice vite è possibile regolare l'orientamento su quest'asse. Orientarla in senso orario o antiorario ovviamente è semplicissimo, mentre per farla puntare più a destra o più a sinistra faccio perno sulla vite di fissaggio della basetta. Mi servono due mani. Perfetto. Quindi anche per questo vlog di esperimenti in garage è tutto. Sto pensando già dove mettere altre telecamere. Mi piacerebbe metterne una qui, ho già il supporto per la GoPro ma non è abbastanza, voglio qualcosa di snodabile, di regolabile in quest'area e anche qualcosa o in quest'angolo oppure sulla porta, però voglio che la porta comunque si possa aprire del tutto, quindi ci penserò, ma già con queste due telecamere direi che è un bel upgrade. Comunque siamo arrivati in fondo anche a questo video e noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio di esperimenti in garage. Ciao ciao!